quello che è stato organizzato per massimo e per la famiglia. Quindi un gesto credo che valga più di qualsiasi altro commento. Ho visto oggi pomeriggio la squadra si è recata al cimitero per rendere omaggio a Massimo. Lo faccio spesso anch'io perché la tomba di mio padre è proprio di fronte. Un gesto bello che sta a significare che il tempo non cancella quello che è bello, si segna, e la famiglia Scalinci ha seminato tantissimo con Massimo e con la mamma soprattutto. Adesso permettetemi anche un ricordo per la mamma, ne parlavamo ieri. La mamma è il pilastro della famiglia, senza nulla togliere al marito, e quindi è innaturale che una mamma veda partire il proprio figlio prima della sua ripartita. È un ricordo che è difficile da cancellare, però sappiamo che loro sono su e ci guardano e ci supportano in ogni momento della vostra vita soprattutto. Grazie per la vostra presenza, grazie a tutti coloro che hanno permesso oggi questo evento, dai bimbi agli allenatori, alla società sportiva, a tutti, ai genitori, a tutti coloro che veramente avete fatto tanto. Permettetemi anche un ringraziamento agli operai, a tutti coloro della struttura tecnica comunale che comunque hanno dato il loro supporto. Grazie a tutti. Due parole vuole dire anche il professor De Petra, delegato della Federazione Italiana Gioco Calcio. Prego, professore. Buonasera a tutti. Allora, io sono onorato di stare qua e di rappresentare oggi la federazione. Purtroppo il presidente e il coordinatore federale regionale non è potuto venire per altri impegni altrove, fuori dall'Abruzzo. Sapete che ci sono i campionati del mondo per quanto riguarda il calcio femminile e anche la federazione è in fibrillazione per questi risultati. Io prima mi sono abbracciato al fratello di Massimo. Quell'aneddoto che prima lui citava di Altino, io risiedo ad Altino e stavo ad Altino. Quel signore lo conosco che ha dato quella risposta, però so anche una risposta che ha dato questo signore che stava davanti a me, Antonio Calabrese, quando tuo fratello e lui mi chiedeva: ma Massimo, ma quando la smetti di giocare? Ha detto: guarda, io posso giocare un'altra vita con questi ragazzi che non si allenano, con questi ragazzi che non fanno gol, e io ne avrò di tempo ancora per segnare. Quindi questo è vero, Antonio, lui è un testimone diretto, come pure io l'ho conosciuto, e mi ricordo i primi tempi, lui stava con un altro calciatore che era un mio allievo, Mascia Antonio di Casoli, e sono andati a Foggia insieme. E Giacomo tornò subito, dice: no, è rimasto Scalinci, perché lui gli gioca il pallone, non è che interessava dare. Con questo voglio dire, questi ragazzi che fanno parte della nostra federazione, questo è il penultimo torneo, ne abbiamo un altro che sta per terminare ad Atri, il 33esimo torneo che si fa ad Atri, finisce il 30 giugno. Abbiamo cominciato la nostra attività federale il 1 di luglio dell'anno scorso, 2018, ancora finiamo, purtroppo ora ricominciamo un'altra andata. Complimenti a Castelfrindano Calcio per la bella organizzazione, complimenti a tutti i tecnici che io conosco personalmente, perché vanno al calcio femminile un grosso in bocca al lupo, perché il futuro è vostro insieme a quello dei ragazzini, e un applauso fatelo voi genitori che ci avete supportato e sopportato per l'intero anno nelle varie manifestazioni. Grazie. Prima di passare alle premiazioni c'è un ringraziamento doveroso da fare. È lo staff medico, nella persona della dottoressa Nadia Carosella, al dottor Jarlori Antonio che è là sotto. Ah, Antonio, sì, Antonio il figlio, altro mister, invece Jarlori Renato. E al dottor Ricchiuti Tommaso che non è potuto venire. E inoltre alla Croce dell'Est Onlus, che per 5 anni viene qui con noi a darci una mano per curare quei piccoli infortuni dei vostri figli. Dopo di questo passiamo alle premiazioni. Giusto, presidente? Come avete notato, non ci sono coppe piccole, grandi, più belle, più brutte. Le coppe sono tutte uguali, perché sì, ci sono delle finali, perché è giusto che sia così, ma non c'è, sono tutti vincitori questi ragazzi, giusto? Solo perché hanno sudato, hanno corso, hanno pianto, perché c'è chi ha pianto, perché ha perso, però è giusto premiarli tutti uguali.
uguali. Vieni a fare pure tu un, allora un, per la categoria allievi uno, vuoi premiare? Ah sì, sì, sei uno, sì, mi chiami, vedi tu. C'è qualcuno della Val di Sangro? Dov'è? Eccoci. Premia Alfredo. Girate ragazzi. C'è anche un'effigie di Massimo. In ricordo di questo quinto memorial da Val di Sangro. Categoria giovanissimi, Mario Tano Atessa. Riprendi un po' che devo andare. Ok, va. Sicuramente devo dare un premio. Va bene. Stefania, prego, la compagna di Alfredo. Ma vi scusate? Toccato pure a favore. Mario Tano Atessa, categoria giovanissimi. Un applauso. Allora, categorie esordienti, Avezzano, dov'è l'Avezzano? Non lo vedo. Grazie genitori, onoro mister Venditti, premia il signor sindaco. È vero, il signore dice che è su in cielo, è vero. Per la categoria esordienti l'Avezzano, alla loro prima esperienza qui a Castelfrettano, e so che siete stati bene, vedi mister? Siamo complimenti a voi e a te in particolare. Grazie. Pulcini, primo anno, Pescara Calcio. Dov'è? Eccolo. Secondo anno, scusami. Ed è qua. Prende il papà di Massimo. I ragazzi del Pescara Calcio. Secondo anno, Virtus Castelfrettano, primo anno, mi sono confuso. Milli, neo consigliere comunale con delega dello sport. Partecipazione del Chieti, sia per la categoria esordienti che allievi, prego mister Sgarri con i vostri ragazzi. Mario, prima il vice sindaco. Un applauso anche ai ragazzi del Chieti Calcio con il loro mister Sgarri.
Lanciano 1920. Vicepresidente Cavalier Carlo Iocco, premio. Cucini 2008 del Castelfrentano, prego, facciamo pregare al presidente. Lasciare per qua, ecco pure una bestia veloce, lasciare per qua, allora te la regalo sto giocattolino. Ecco, sta continuando le premiazioni. Adesso è stato premiato i ragazzi della Virtus Ortona, premia Professor De Petra. Siamo proprio al cerimoniale di premiazione. Valle dell'Aventino, c'è qualcuno? Ok, prego, un attimo che il professore vuole dire qualcosa. Allora, il vostro mister dove? Se n'è andato. Oh madonna. E mo chi lo diamo sta coppa? Bravi, bravi ragazzi, bravi, bravi. Dai, facciamo una bella foto insieme. Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Valle dell'Aventino lo diamo al professor De Petra. Sì. Non andate via signori, stiamo per finire, non andate via. State non qua. Andate via per piacere. Per la femminile, Intrepida Ortona. Sì, anche perché c'è una sorpresa, aspettate. Ehi, prego Alfredo, per la partecipazione dell'Intrepida Ortona calcio femminile, grazie. Bravo. Signori, vi chiedo di pazientare un altro po'. A Eternum Pescara, prego il sindaco, dai ragazze. Brave! Chi ti puoi aspettare? Grazie, ti è caduto. Grazie dalla regia. Virtus Castelfrentano! Premia il presidente. Adesso chi ha onorato con l'amichevole questo memorial? I ragazzi della Quattro Colli, un grosso applauso per la loro presenza. Premia il professor De Petra. Giovanni, Alfredo, scusa un attimo, se c'è qualche ragazzo da fare, perché là ci sono i pochi pirotecnici, lo staff enogastronomico che rappresentano tutte le persone che stanno nello stand,
staff e anche organizzatori, sì, c'è ragione. Adriano, Gian Cristoforo e Bruno Ferrante consegnano una targa ad Alfredo Scalicci. Prego Alfredo. Ragazzi seduti un attimo, ragazzi seduti. Ragazzi vi dovete fermare adesso. Oh ragazzi. Seduti. Ortona. Ortona, potete venire qua un attimo? Stiamo per finire. Anche il Pescara se può venire un attimo. Chiudiamo con l'inno nazionale. Presidente, presidente, vieni qua. Allora, questa è una sorpresa che vogliamo fare a voi. L'inno nazionale lo canterà la mamma di un nostro ragazzo della scuola calcio, Giulia Bravi. Ci onorerà dell'inno, prego. Prego Giulia, grazie. Giuliana. Tutti in piedi, ragazzi. Aspetta! Ragazzi, state...
No, terminato il corso. Il finale. Terminati i posti pirotecnici, si è concluso questo quinto Memorial di calcio giovanile dedicato a Massimo Scalinci. Chiediamo scusa ai genitori, chiedo scusa io personalmente.